grazie di essere qua con noi, il pubblico calorosissimo. Vi sta piacendo la gara? Vai! Non è male. Bravi nostri cosplayer. Allora, come ha detto giustamente Giorgio prima, adesso ci sarà un momento di stallo, un intervallo, come le partite. Ci sono stati tanti gareggianti, quindi la prima parte andrà via, si accomoderà la seconda parte per quello che sarà appunto il proseguimento del contest. Nel frattempo... Oh, tantissimi tra l'altro. Mamma mia! Veramente. In generale comunque è stata una gara anche molto accesa, ma adesso ne parliamo. E nel frangente comunque coglieremo l'occasione anche per fare una piccola parentesi su quello che è il mondo cosplay. Lo faccio assieme chiaramente alla bellissima Lady Curimi, alle Rosa André, che potete fare un altro applauso anche a loro, perché comunque se ne sono presi tanti oggi, mi ero un po' viziato, però comunque siete stati bravissimi. E faremo un po' una parentesi su questo mondo. Adesso ci sono tanti cosplayer che ci hanno visto, anche tanti magari fuori sede, che magari non hanno idea un po' di com'è questo mondo, ma si sono fatti un'idea di quello che è questo ambiente. Come hanno visto sul palco, non è soltanto creatività, non è soltanto magari ingegno, c'è anche tanto divertimento, tanta voglia di mettersi in gioco. E quello che ad esempio mi fa davvero tanto piacere di te è di parlare anche di questo aspetto, no? Di interpretare i personaggi che magari risuonano di più con noi. Consigli tecnici sia per chi è navigato sia per chi magari ha le prime armi nel cosplay. Pertanto comunque i nostri due giurati sono qua dietro che stanno raccogliendo le mazzette per la seconda gara, quindi se volete vincere soldi cash, mi raccomando. Sto scherzando che non sia mai. No. Ad ogni modo, torniamo a noi. Allora, cominciamo con quello che è il cosplay, ok? Qual è stato, diciamo, l'evento canonico che ha spinto entrambi ad affacciarvi al mondo cosplay? Qual è stato la scintilla o il momento che vi ha spinto ad avvicinarvi a questo ambiente? Allora, io da piccolo ho sempre adorato mettere i costumi, fare teatro, io aspettavo il carnevale per potermi mettere in costume, perché ai tempi quello c'era. Perdonate la voce, ma il malanno di stagione sono un pochino afona, mi sforzerò, cerco di farmi capire meglio. E quindi quando finalmente è stato sdoganato anche da noi il mondo del cosplay, non mi pareva vero, finalmente potevo mettermi un abito, un costume per interpretare un personaggio anche durante l'anno, senza aspettare febbraio. O carnevale o Halloween, diciamo. Diciamo che il primo evento grosso a cui ho partecipato circa 12 anni fa è stato il magico mondo del cosplay, nel bellissimo parco Sigurtà Valerio Sorrincio, e lì avevamo portato un gruppo abbastanza grosso di Lady Oscar in Versailles Ovale. Ah, quindi poi ho cominciato con Lady Oscar e finirai con Lady Oscar. Quando ho deciso di iniziare a intraprendere comunque questo hobby, ho detto: quale personaggio posso interpretare? Oscar, perché da piccola io ero innamorata di Lady Oscar. Amore a prima vista. Come tutti, sì. Quindi questo, ho iniziato con una versione molto scrausa, una fiera, per poi portare la divisa blu, un'altra divisa, non questa, la prima proprio che avevo fatto a Magico Mondo del Cosplay. E da lì ho sentito comunque un buon effetto, ho visto il calore della gente, era apprezzato e ho proseguito fino a portarne 18 versioni diverse. No, infatti, 18 versioni, io ho fatto un rewatch recente di Lady Oscar, perché comunque condividiamo la passione per il personaggio e guarda, 4-5 ne conto, va, che mi ricordo, poi l'ho visto, diciamo che non ero molto sobrio, però comunque mi ricordo che non erano di più, quindi hai fatto anche versioni tue, comunque versioni rielaborate. No, sì, una versione rielaborata sì, era una versione steampunk. Ma dai, sì. No, che figata, è un po' il videogame allora così. Era il periodo in cui andava un pochino di moda portare dei personaggi classici, anche della Marvel, della Disney, nelle versioni steampunk, quindi ho pensato facciamo Oscar. Andrei carissimo, bellissimi occhi, non ci sto provando. Allora, no, che secchia, no, adesso. Tu invece quando è cominciato? Più o meno stesso momento? Allora, un anno fa, fino a un anno fa la seguivo comunque gli eventi. Ah, quindi recentemente? Ah, Cost Daddy? Lo voglio anch'io Cost Daddy? Ah, ok, no, ok. Se ci fosse un Cost Daddy qua, dopo possiamo parlare, nel senso. Scusami, continua. Poi abbiamo pensato di provare a entrare anche nel vivo, così per vedere se poteva piacermi. Abbiamo provato a scattare le foto sul divano e poi... Sul divano? Ci
sono tanti film che cominciano lì, ma non c'entra il cosplay, ma non apriamo questa parentesi. No, nel giro di un attimo. No, continuare. No, è family friendly questa situazione, ok? Lo specifichiamo che non abbiamo aperto OnlyFans. Semplicemente con la ring light ci siamo fatte delle foto degli autoscatti per vedere un po' il risultato con trucco e parrucco. Ok. Una parrucca, la camicia non benissimo, cioè è proprio una cosa semplice. Ok, il tuo primo cosplay è stato d'André? C'è proprio fedele alla linea, incredibile, fantastico. La versione borghese è questa. Ottimo. E adesso vuoi fare un'altra parentesi, sempre continuando questa linea? Io prima di conoscere, non sapevo neanche dove sono. L'esistenza di questo mondo, il trascinare. Ah, non lo sapevi. Ma l'ho buttato in pasto i leoni a Lucca Comics, dove... Ah, fatto il battesimo di fuoco. Assolutamente, al raduno degli Oscar, al raduno nazionale per il 50° del manga, ero una delle due madrine e lui mi ha accompagnato, quindi di fronte durante la parata, cioè è stato veramente un battesimo del fuoco. Povero. Fantastico. Però è andata bene. È stato bello. Bello, ma appunto. Bella esperienza, dove ho avuto pure la fortuna di conoscere tante belle persone e vedere comunque che da questo mondo esce la parte più bella delle persone, la parte più creativa, la parte più tranquilla. Dovrebbe uscire quella parte. Siamo positivi, esce. La parte positiva. Stiamo finendo in troppi sensi, ragazzi. Ad ogni modo, voglio continuare non sui doppi sensi, ma sempre su quello che avete concluso. Comunque avete detto una cosa molto bella, ossia che questo ambiente tira fuori un po' il bello delle persone, no? E proprio in merito, diciamo che cosplayer a volte l'ambiente non è noto per, come si può dire, una certa amicizia, ok? Questa è una cosa che mi piace prendere di petto, perché comunque se ne parla spesso, Facebook, che vabbè, un po' il reparto geriatria dei social, se sei su Facebook o sei un bot o sei uno che ha 76 anni per gamba, quindi non è che è molto popolato, ma ci sono anche cosplayer che fanno flame, quindi c'è diciamo, una parentesi. E voglio parlare proprio di questo, per tutti coloro che magari ci stanno vedendo, che hanno appena cominciato cosplay o che magari stanno in procinto di cominciare, quale consiglio potete dargli magari per affrontare con un po' più di coraggio questo ambiente o semplicemente essere estemporanei, essere se stessi senza aver paura magari di critiche, giudizi? Quella è la cosa più importante, bisogna assolutamente non aver paura delle critiche, non aver paura degli haters, non aver paura delle persone che comunque criticano a prescindere, perché ci sta non piacere a tutti, ci sta ricevere critiche costruttive, allora sì, la critica ha un senso, tutto il resto non conta nulla, quindi non bisogna mai farsi fermare da queste cose. Assolutamente. Di essere positivi, bravo, di essere bravo, sicuri bravo. Di se stessi e dire io davanti a prescindere da tutto e tutti. Bravissima. Penso che Andrea sia d'accordo, che annuiva, poi dopo se hai qualcosa da dire contrario, cioè... Anch'io la penso. Ah ok, no, perché si può anche discutere, dice no, i cosplay fanno schifo, dico vabbè, che parliamone, cioè non c'è problema, sto scherzando, C'è un altro ostacolo però per tanti cosplayer, e adesso farò anche una domanda a voi, perché comunque voglio vedere se siete attenti. Un ostacolo, detto francamente, è il livello economico, no? Perché comunque cosplay è una bellissima passione, ci permette di conoscere tante persone, di divertirci per un giorno, ma c'è anche l'ostacolo economico, no? Proprio in merito colgo anche quello che è stato un flip recentemente, che si parlava che magari se un cosplayer non era abbastanza costoso, non c'è stato abbastanza investimento economico, non poteva essere ritenuto tale. O se qualcuno non poteva permettersi di pagare i fotografi per il shooting. Esatto, ma qui chi danno? No, c'è lì pure acquarella, capisci? Cioè, magari sono... Quindi chiudiamo la parentesi. A voglia più a flame ce ne sono. No, io me la incornicio in salotto l'acquarella se mi arriva. Ma ad ogni modo... No, basta non fare nomi. No, non conosco nessuno. Ogni riferimento a fatti e persone. Comunque, ad ogni modo... Puramente casuale. Ad ogni modo, voi avete cominciato subito con Lady Oscar. Avete fatto un battesimo del fuoco, perché Lady Oscar come personaggio è anche molto... Cioè, nel senso, anche a livello di tessuti, anche a livello di preparazione, di parrucche, di tutto quello che le concerne. Quanto, diciamo, riuscite a spendere in media? Inizialmente, magari, per ciò che è stato i vostri inizi, il vostro esordio, col tempo, come riuscite a rientrare nei costi? Se riuscite comunque a veicolare, a fare un cosplay ottimale, con un minor investimento possibile? Come vi regolate? Quando ho cominciato con la prima versione, proprio primissima di Oscar, ho utilizzato cose che avevo a casa. Ecco. Quindi una camicia con lo jabot, che noi tutti appassionati
maschera degli Oscar abbiamo nell'armadio, un pantalone nero, lo stivale, quindi è una cosa molto easy, anche la parrucca abbastanza semplice. Un costo da considerare sono anche le lenti colorate, perché se non hai gli occhi azzurro ti tocca comprare le lenti vanno cambiate spesso, e quelli sono un costo. Assolutamente. La parrucca non dura in eterno, anche quella ha un costo. I make-up, poi, assolutamente, gli accessori, se vuoi una spada che sia una replica, diciamo quasi certo, molto realistica, poi appunto dipende dalla tipologia di cosplay che tu vuoi fare. Certo. Una divisa di Oscar si può fare anche con una spesa abbastanza esigua, una versione molto più semplice, poi una versione come questa del manga molto elaborata con tutti i ricami in oro, insomma questa ha un costo diciamo superiore. Certo. Dipende sempre dalla resa che uno vuole dare al proprio cosplay. Però possiamo dire che uno può cominciare come vuole? Ma assolutamente. Possiamo dirlo? Cioè, possiamo dirlo? Non c'è una regola nel cosplay che dice se non hai un costume costoso sei non un cosplayer valido, se invece il costume è costato tanto sei the best. No, diciamo, assolutamente. Cosplayer Pezzotti, vive Cosplayer Pezzotti! Un applauso ai Cosplayer Pezzotti! Secondo Andrea, voglio fare un quesito. Allora, quanti cosplayer ci sono qui? Quanti più o meno? Ok, vai, tante manine. Allora, facciamo tipo un'asta al contrario. Allora, quanti hanno fatto cosplay con meno di 30 euro? Quanti? Però. C'è qualcuno della regia che può passare un microfono, no? Perché siamo curiosi. Quanti? No, aspetta, adesso voglio sapere come avete fatto. Quanti con meno di 20 euro? Come ti chiami? Lucia. Ciao Lucia. Con quale cosplay hai cominciato? Anzi, qual è stato il cosplay più economico? Poi magari non coincide con quello con cui ho cominciato. Allora, il mio primissimo cosplay non è questo che vado a fare, perché sono un'associazione. Il mio primo è stato la versione femminile di una creepypasta, Ailes Jess. Sai che non ho presente? Cioè, la baby creepypasta, Slenderman? Il classico, Jeff the Killer. Ah, Jeff the Killer, ok. Quindi tu hai speso 15 euro per fare cosplay? Sì, più o meno. E come ho detto, ho riciclato tutto quello che avevo a casa. Grande. Un applauso allora. Dai, facciamo un applauso perché la prova non è concreta. Adesso una cosa ancora più difficile. Quanti, in maniera legale, hanno fatto cosplay gratis praticamente, senza spendere una lira? Non si conta il rubarlo, ok? No, perché insomma è gratis. Con zero, nessuno. Zero è troppo difficile. Ah no, guarda, Link! Ciao Link! Non l'hai rubato, vero? No, mi è stato regalato. Mi hai fatto preoccupare. Ah, ok, è stato regalato, è stato un escamotage. I soldi del Daddy. No, ok. Ti hanno regalato? Una mia amica me l'ha regalato per il compleanno. La parrucca me l'aveva già data. Poi dopo mi ha dato il vestito perché era l'unica cosa che mi mancava, quindi sostanzialmente un intero cosplay gratis. Che figata. Ma c'è qualcuno che mi regala le cose qui, no? Magari che no. Non so come posso ricambiare. Modo lo troverà. Vedi. Grazie comunque per la vostra esperienza. Adesso voglio continuare. Adesso voglio continuare su quello che è appunto un'altra parentesi, ossia cosplay. Arte o non arte? Perché comunque è per noi un divertimento, per noi è un gioco, l'abbiamo visto anche su palco, molti hanno semplicemente tirato fuori il lato più goliardico, no? Di quelli che possono essere certi personaggi o meno. Però si può dire anche che comunque unisce tanti fattori, come può essere la sartoria, per esempio, il make-up, la realizzazione di accessori, anche spade, cioè persone riescono a fare cose allucinanti. Quindi si può dire, secondo te, che il cosplay è un'arte? Assolutamente, perché si vedono veramente delle cose che uno resta così, esterrefatto di fronte a alcuni prop, cioè, cavolo, io non saprei fare determinati lavori, sinceramente nemmeno mi ci metto. Quindi assolutamente è un'arte, anche l'interpretazione, quindi è arte anche quello. Anche cioè, quello, certo. Quasi la parola cosplay è la crasi di costume player, colui che interpreta assolutamente il costume. Infatti quello che mi sta piacendo di questa gara è che tutti i partecipanti stanno mettendo qualcosa di loro sul palco, perché molto spesso era semplicemente una sfilata, che oddio ci può stare, però è bello quando mettono la loro personalità, il loro carattere. Tu vedi l'emozione, tu vedi che tremano, le mani tremano,
chi ci guarda. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Io Andrei vorrei farti la domanda, ma non so se sei il bastian contrario. Magari tu dici no, guarda, il cosplay non è arte, è solo pagliacciato. No, anche io. Ah, ok, va bene, ok. È d'accordo anche da qui. Un applauso a Andrei che è d'accordo con noi. Potrete anche essere in disaccordo. Poi, un altro aspetto molto bello di quello che è il cosplay è che per mia esperienza, diciamo, mi ha aiutato a unirmi a questo ambiente, è stata l'idea di interpretare un personaggio. Perché non viene scelto completamente a caso, no? Tutti i cosplay che sono qua lo sanno, chi non è dell'ambiente magari non sa per quale motivo scegliamo un personaggio, ma c'è tanta affinità con quello che potrebbe essere, diciamo, il legame emotivo, come dicevi tu, no? Che abbiamo con un personaggio di o qualsivoglia serie, no? TV, anime, o anche libri, fumetti e quant'altro. Tutti ormai si acciutturano nella seconda dan di Lady Oscar, però c'è un motivo, anche tu Andrea, io non ti preoccupare, io ti considero poi. C'è anche un motivo per la quale sei così innamorata di Lady Oscar, c'è un motivo profondo, ti piace interpretarla, alcune caratteristiche di lei, c'è un, non so se mi spiego, qualcosa di più profondo, ecco. Io ho sempre scelto i personaggi perché li sentivo comunque miei, perché c'era dell'affinità, perché mi piaceva molto quel personaggio e sapevo di poter dar qualcosa, di replicare qualcosa di questo personaggio. Poi chi li sceglie per moda va benissimo, cioè, semplicemente piace quello, lo facciamo, ok? Però quando un personaggio lo senti tu, secondo me è più bello, è anche più divertente e anche la gente lo vede, la resa è maggiore, secondo me. Cioè, io Oscar, visto che sento mia, per alcuni tratti caratteriali di Oscar, io nella vita porto una divisa e comando degli uomini, anch'io come Oscar, mi viene molto. Sono una pazza incendiaria che brucia bambini. No, infatti, cioè ci sono chiaramente gli aspetti. Sì, ci sono dei tratti del personaggio che comunque per un motivo o per l'altro senti tuoi e questo ti aiuta veramente a dare una resa maggiore al portato. Assolutamente. Con affinità, secondo me si vede la cosa. Assolutamente, come diavolo, e sto facendo diavolo di Jojo perché sono in perpetua agonia, quindi comunque mi impersonifico comunque. Battuta scontatissima, ma va bene, grazie dell'applauso. Andrea, invece, tu l'unico cosplay che hai fatto è questo o ce ne sono state altre sperimentazioni? No, allora, ho fatto questa versione, e una versione borghese di Andrea, che consisteva in una camicia, non so come, e un pantalone. Pensi di farne altri, di sperimentare casi? Si stava pensando di fare come si pronuncia? Aul e Sofì. Aul, si casare rate di Aul. Ok, Aion Miyazaki, che bravo. Ci sta comunque alto, ma ci sta come Aul. Ah no, assolutamente. Bella. Bella. Adesso una domanda un'altra volta per i ragazzi qua in ascolto. Quanti hanno cominciato cosplay negli ultimi 5 anni? Quindi poi i più freschi, ma tantissimi. Quanti hanno cominciato oggi? Non barate, troppo presto. Gli ultimi 2 giorni? Ah no, aspetta, c'è una mano alzata. È cominciato oggi a fare cosplay. Tu! Oddio! Una notizia! Un applauso! L'abbiamo segnata. Dai, facciamo un applauso, che sennò non mette giustamente più piede in fila. Aspetta, c'è qualcuno della regia che ha un microfono? Perché non la vedo da qui. Il cosplay for... è andata male, mi dispiace tesoro. Ah, ok. Attack of Titan. Un applauso. Spero ti rimarrà un bel ricordo di questo ambiente. Sono cringe, però spero che ti rimarrà un bel ricordo di questo ambiente. Speriamo non sia la prima e l'ultima. Allora, io continuo con l'intervista. Penso che abbiamo... Ah, no, non serve più il microfono. Penso che abbiamo ancora un po' di tempo comunque. Non so da quanto comincerà la gara, quindi non vorrei dilungarmi oltre. Aspetta che attendo istruzioni dalla giuria. Cioè, posso continuare. Faccio le pernacchie sotto le ascelle, trovo un modo per intrattenere. Vado a braccio. Può andare... Continuo? Ancora 2 minuti? No? È finito?